Un piano di rigenerazione urbana che permetterà di realizzare nuove sedi delle forze dell'ordine, riqualificando immobili obsoleti e dismessi e rafforzando i presidi di sicurezza a servizio dei cittadini. Sono stati presentati a Fabriano i progetti per le strutture che accoglieranno la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. L'operazione avrà un costo complessivo di circa 8 milioni. Per Fabriano sono due progetti interessanti, quello della nuova costruzione del commissariato, della palazzina del commissariato della Polizia di Stato e della sede della tenenza della Guardia di Finanza. A ciò si aggiunge anche una riqualificazione, un ammodernamento della sede operativa dei Vigili del Fuoco, quindi è un progetto che coinvolge le forze dell'ordine della città, quelle che sono al servizio del cittadino e consente di riqualificare la città stessa e le sue strutture, soprattutto sempre nell'ottica dell'attenzione alle esigenze dell'utenza e anche della dignità del personale che lavora nelle stesse strutture. Il distaccamento dei Vigili del Fuoco sarà realizzato entro il 2025, il commissariato della Polizia di Stato entro il 2026, mentre arriverà nel 2027 la caserma della Guardia di Finanza. Questo è un progetto importante perché si concretizza alla luce di una sinergia, un'attività di collaborazione. Insieme siamo riusciti a determinarci e a trovare questa soluzione fondamentale, importantissima. Sarà l'Agenzia del Demanio ad occuparsi della progettazione e fungerà anche da stazione appaltante. Le soluzioni poste in essere, quella di liberare un immobile che era in uso ai Vigili del Fuoco, consentendo invece un ampliamento che gli consenta di fornire uguale servizio, mandando verso una logica di una struttura maggiormente sostenibile con costi più bassi. Quindi l'immobile liberato consente la realizzazione della nuova caserma della Polizia di Stato, parallelamente la dismissione di un immobile che non è più utile al Corpo Forestale ci consente di acquisire in proprietà un terreno in zona centralissima di Fabriano, così da realizzare una nuova caserma con tutte le caratteristiche di sostenibilità che consentiranno alla Guardia di Finanza di fornire il servizio migliore possibile. La valorizzazione del patrimonio pubblico rientra tra le prerogative del Governo centrale. È fondamentale ricordare che stiamo lavorando nell'area del cratere, però è importante ricordare che la sinergia di una filiera istituzionale diventa preziosa e diventa anche la possibilità di realizzare concretamente. È quello di cui stavamo parlando con i principali attori di questo progetto, si è fatta squadra e quando si fa squadra si riesce a giocare e, come dire, passandosi la palla si fa gol, si fa rete.